Bella a tutti ragazzi, qui è Tella Franca che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo video su Clash of Clans. Come avete letto dal titolo, è il quarto barra quinto barra sesto, non lo so, episodio sulla My Clan Wars, quindi questa miniserie in cui ogni volta che facciamo una Clan Wars cerco di portarvi i miei attacchi principali ed ora in poi anche qualche attacco un po' più importante, perché so che magari a voi vedere solo attacchi di solo draghi o comunque attacchi di gente del mio livello no, è una cosa abbastanza comune, mentre se vi porto attacchi di gente che sfiora i 110, eccetera, magari già ci si diverte un po' di più. Comunque, la Wars che sta andando e che va abbastanza male, perché nonostante siamo attacchi pari, le stelle sono molto inferiori, cioè siamo sotto di 11 e abbiamo ancora un po' di gente che potrebbe fare tranquillamente qualche stellina, ma purtroppo diciamo che ce la siamo un po' giocata. Basta pensare al primo attacco che ho appena riguardato, che è stato fatto da Andros, quindi uno dei più forti del mio clan, e ha fatto una stella proprio di una sfiga che non potete immaginare, ecco. E parlando del mio attacco, ve ne mostro solo uno perché purtroppo l'altro è stato così schifosamente schifoso, credo che avete visto, guardate qua. Guardate quante stelle ho fatto il 48%, ma mi meritavo anche di fare molto meno, visto l'attacco abbastanza schifoso che ho fatto. Sono stato il secondo praticamente ad attaccare pronti via, cioè 23 ore, 57 minuti fa, 57 minuti alla fine della guerra. Ho fatto il 50%, 2 stelle, proprio pulito pulito, e partendo. Ok, come vedete questo qui come difese era leggermente più basso. Secondo me è un, non vorrei dire una stupidata, ma credo che sia un livello 75, ecco, perché comunque non sono basse. Non ha maxato qualche cannone, le torri degli arcieri però sono comunque alte, difese aeree maxate e torri dello stregone quasi al massimo, ecco. Poi il resto, appunto, a parte i cannoni, è quasi al livello massimo del municipio al 10. Disposizione che lascia un po' a desiderare perché fa abbastanza schifo, almeno a me non piace molto. Sembra che ci sia una base questa e poi intorno ci abbia messo le robe a caso, però i problemi sono suoi e in un certo senso anche miei. Fortunatamente siamo riusciti ad avere le immagini delle trappole, ma io sono sveglio come sono, non sono riuscito neanche a sfruttare questo vantaggio che ora vi mostrerò. Sapevo che qui c'era una bomba gigante qui in alto e ho sganciato il domatore per far uscire le truppe e per cercare anche di far esplodere la bomba gigante, che purtroppo non è saltata in aria. Qui allora vabbè c'è la solita strage degli arcieri per far giù i maghi, è classico quando bisogna far giù il castello. Poi anche qui in basso c'era una bomba gigante che purtroppo, come vedete, non è esplosa, nonostante fosse qui in mezzo. Allora ho detto, vabbè, ce li piazzo giù tutti e cerco di fare con la cura di dargli una mano. Quindi loro sono andati prima dalla Torre degli Arcieri, ho messo giù la cura, ma purtroppo mi sono saltati in aria. Cioè, nonostante la cura, sono morti quasi tutti, tranne tre o quattro, ecco, adesso non so cosa siano, davvero uno schifo, ecco. Se solo fossi riuscito a buttare giù, cioè a salvarli con la cura, avrei fatto, credo, tranquillamente il 100%. Purtroppo invece è andato così. Ho poi sganciato i maghi e il drago che avevo nel castello. I maghi che a me prima facevano schifo, ora piacciono davvero tanto perché li trovo una truppa molto forte, nonostante abbiano poca vita, però fanno un danno pazzesco. Qui, infatti, con la furia del Re Barbaro cerco di entrare un pochino e fare qualche danno percentuale. Intanto i maghi si buttano tranquillamente e in breve tempo giù anche il municipio. Quindi siamo ormai al 47%, manca poco e raggiungiamo il 100%. Qui già rischiavo di non farcela. Però fortunatamente aveva gli scheletrini volanti e quindi non c'è stato neanche il rischio di avergli contro, a parte questi qua, e qui il Re Barbaro butta giù l'ultima, e il Re Barbaro, i maghi buttano giù l'ultima cosa e faccio il 50% netto. Poi, il secondo attacco l'ho fatto con mongolfiere e draghi, quindi abbastanza uno schifo. Cioè, ho sprecato quasi tutte le mongolfiere che poi sono saltate in aria subito, nonostante la cura.
La difesa aerea l'ha fatta giù con una semplicità immane. Difesa non ho neanche guardato perché due stelle mi hanno fatto. Vediamo soltanto un accenno di più o meno cosa hanno combinato. Vabbè, attacco solo Draghi, livello 3. Sì, beh. Comunque si comporta molto bene la mia difesa contro gli attacchi aerei e un po' meno contro quelli terrestri, però comunque. E vi consiglio di copiarla. Ora andiamo a vedere. Non guardo il primo attacco perché è stato abbastanza comune, cioè solo domatori quasi. E qualche mago, se non sbaglio. Comunque qualche truppa che faccia un po' di danno. Andiamo a vedere questo attacco di Teomatotto, che è il primo del nostro clan. Primo per quanto riguarda trofei. E trofei, scusate, livelli. Ha attaccato questo qui, che era secondo me più complicato rispetto al primo, nonostante avesse il municipio al 10. Difese molto alti, molto alte, scusate, che però non sono da livello 9, almeno immagino i cannoni e le torri degli arcieri, credo proprio che si possano portare su. Mi sembra che abbia prediletto gli archi X. Comunque usa una sorta di Goo Wipe e Goo Wiwi, c'è cioè un misto, vedete che ha i golem, ha le streghe. Quindi Witch e P.E.K.K.A. ma anche i maghi, quindi Goo Wiwi potrebbe essere questo tipo. E non ho ancora guardato. Beh, sgancia innanzitutto i golem per primi che si prendono tutto il danno. Barbaro così, random, un barbarino. Dov'è? Poi le streghe le fanno sganciate lontano dalla disposizione per far spawnare tutti gli scheletrini. Arriva la furia del Re Barbaro che permette di entrare molto più facilmente. Il P.E.K.K.A. ha di tutto qui. Ah, aveva anche gli spaccamuro nel castello. Maghi, ormai ha già sganciato tutto. Vedete che i golem continuano a prendersi il danno dei cannoni, eccetera. Qui man mano tranquillamente i maghi hanno fatto giù il municipio e anche aiutati dalle furie e dal P.E.K.K.A. buttano giù tutto. Guardate con quanto tempo ci ha messo per buttare giù il Re Barbaro avversario. E qui ha già fatto due stelle. Poi è chiaro che una volta che sono entrati qui è dura riuscire a fare qualcosa di più. Visto che le difese sono due spazi più in là, quindi potrebbe risultare molto complicato riuscire a passare, anche perché i golem fanno davvero pochissimo danno, se non sbaglio a livello 1 fanno 10 danno al secondo, quindi la metà di un arciere. E vabbè, ci sono le streghe che man mano proseguono a spawnare, ma ormai le difese sono troppo forti e anche tante per poter entrare. Vabbè, ora torniamo a casa. Dragotrav non ce l'ho, quindi non posso donarti. Allora, ragazzi, dato la fai tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, entrate nel mio clan, anche se ormai le guerre le perdiamo tutte, quindi non so neanche se consigliarvelo o no. Beh, ci riprenderemo anche perché il matchmaking, secondo me, era tutto fuorché giusto, visto che, guardate, il loro ultimo era un livello 7 abbastanza decente, i nostri ultimi 3 fanno schifo, e tra cui. Guardate qua, chi è questo qua, l'imbecille che mi sta ora fissando, e quindi mio fratello, che cioè, oggettivamente sono abbastanza bassi, quindi fanno davvero fatica ad attaccare. Vabbè, lasciate